Oi! Un po' di cose per la testa. Non cambierei mai. Novità? Ma la solita routine, non posso lamentarmi. Una routine. Non ho mai avuto una routine. Come ci si sente? Io non so se odiarti, invidiarti o compatirti. Forse tutte e tre, anche se preferisco la terza. Vado a fumare. Vai, vai. Cameriere, mi scusi. Mi dica, signorina, come posso aiutarla? Un caffè americano molto forte. La giornata è ancora lunga. Arriva subito. Qualcos'altro? No, no, grazie mille. Perfetto, sono subito da lei. Prego, signorina. Grazie mille. Comunque, complimenti, che questo libro è davvero una chicca. Grazie. Cerchiamo di proporre sempre cose fuori dagli schemi. Con permesso. Prego. Sai, ho letto il libro che mi hai consigliato. Interessante. E beh, che ne pensi? Non faccio niente, d'accordo, ma vedo passare le ore e questo è meglio che cercare di riempirle. Quel libro è perfetto per te, anzi, Fiorando è perfetto per te. Sì, in effetti sarebbe stato bello conoscerlo. Sì? Sì, ok, arrivo. Guarda, mi dispiace, devo proprio andare. Ok, vado anch'io. Oh. Sì, ok, falla entrare. Avanti. Prego, accomodati. Salve, Doc. Eccoci qui. Allora, dimmi un po', come ti senti oggi? Vorrei essere altrove. Ah, e dove vorresti essere? Giro con i miei amici. Ok. Ti senti meglio da quando abbiamo iniziato la terapia?
Sicuramente faccio uno sega a scuola. E a questo proposito, cosa ne pensi? Ti sei mai chiesta il perché? Non mi sono fatta un'idea. I miei però rompono molto meno. E secondo te dipende da questo o magari un atteggiamento diverso rispetto a prima? Non lo so, magari hanno cambiato atteggiamento loro. A mio parere hanno paura che io possa dire qualcosa di pessimo in questo studio. Guardi, devo andare un attimo in bagno, scusi. Ok, vai. Allora, dicevamo, allora, dimmi un po' di questa settimana, ci sono stati magari momenti di tensione, di ansia? Beh, come nella settimana di chiunque. Ok, facciamo una cosa. Prendi questo taccuino. Se ti capita durante l'arco della giornata di provare emozioni forti, appuntale lì sopra. Magari aggiungi anche che cosa stavi facendo in quel momento e il perché secondo te hai provato quella determinata sensazione. Secondo me potrebbe aiutarti. Magari ci provo. Vedo. Guarda, abbiamo ancora qualche minutino di tempo. Guardi, io devo scappare, mi dispiace. Sì, va bene, ma ci vediamo la prossima settimana. Fanculo. Sai cosa sono questi? Sai cosa sono questi? Sono dei parassiti del cazzo. Senti questa. L'altro giorno esco dal supermercato con le mie cazzo di buste in mano e non mi ritrovo uno di questi davanti. E lo sai che mi chiede? Sai cosa cazzo mi chiede? Una cartina. Ma ti sembro uno che ti può dare una fottuta cartina? Una cartina. Da non credere. Ma l'hai visto come vanno in giro? Ma ti sembra normale? Ma noi a 20 anni non giravamo mica come degli stronzi. Per me ha qualcosa della tua ex. Dai, non c'entra un cazzo. Ma hai visto il suo modo di camminare? È identico. E sta cagata potevi proprio risparmiartela. Ah, neghi l'evidenza. Sì, vabbè. Bello questo pezzo. Ma io preferisco... Mi fa pensare al discorso che mi hai fatto prima. Sì, senti, io me ne vado. Oh, dammi una cartina.